Bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi un ferro per capelli rivoluzionario, un arricciacapelli diverso dal solito. Sto parlando di questo prodotto qui, che può sembrare un grattugia parmigiano, ma non lo è. Vi dico subito, per quelle che già l'hanno visto in giro, questo di questa marca è stato fatto apposta per non impigliare i capelli, quindi non c'è alcun rischio, ho anche provato, ha proprio un meccanismo specifico per non far rimanere incastrati i capelli. Allora, vi spiego subito di cosa si tratta. Il prodotto è il Moonstone di Irresistible Me, che è una marca che conosco da tanto tempo, perché ho fatto già altri video, e devo dire una cosa, devo mettere una cosa su questa marca. È vero, sono prodotti che ho scoperto perché l'azienda me li invia da tanti mesi ormai, ma vi giuro che da quando ho questi arricciacapelli, anche gli altri tipi, non questa tipologia, io ho messo da parte, non riesco più a usare i vecchi arricciacapelli, quelli che avevo prima. Avevo della Imetec, avevo la bellissima, ne ho un altro che avevo comprato quando facevo la scuola di trucco. Non riesco più ad usarli perché questi li trovo veramente ottimi. Mi piacciono tantissimo, non riesco più a farne a meno, tanto che per un periodo non trovavo più la presa. Sapete che questi arricciacapelli hanno la presa non italiana e ci vuole la presa, quella, l'adattatore. C'è stato un periodo in cui io non trovo più l'adattatore perché sono disordinata e ho dovuto riprendere gli arricciacapelli vecchi che avevano la presa italiana, la spina italiana, e vi giuro che non mi sono piaciuti più, i risultati non mi piacevano assolutamente e mi mancava questi. Alla fine fortunatamente ho ritrovato il mio adattatore e ho ripreso a usare questi perché veramente mi piacciono. Ora invece vi parlerò di questo nuovo arricciacapelli e vi dico cosa ne penso. Allora, innanzitutto, come vedete, ha questa dimensione particolare. La particolarità è che non dovete arricciare i capelli intorno a un ferro, quindi non c'è nessuna probabilità di scottarsi, proprio zero, rispetto ad altri, proprio qui è azzerrata. Cosa succede? L'arricciacapelli, questo strumento, si applica qui, si mette qui, arriccia da sola la ciocca perché la prende, si aspetta qualche secondo e poi si lascia andare e la ciocca è arricciata. Ora vi farò vedere la demo come. Ha tre temperature, ha anche uno scomparto, vi faccio vedere qui, dove si può inserire l'acqua per avere l'azione del vapore o anche un olio per capelli. Sinceramente ho provato a mettere l'acqua ma non ho visto differenze rispetto a non mettere nulla, quindi preferisco non mettere niente. Si può regolare il tempo di posa, che è 12 secondi, 10 secondi, 8 secondi. Io ce l'ho un po' molto lisci, quindi lo metto a 10 secondi. E poi, cosa fantastica, si può decidere il verso di rotazione della ciocca, perché sapete che per fare dei bei ricci la ciocca una volta deve girare verso destra e la ciocca successiva deve girare verso sinistra. In questo modo viene un riccio bello, perché se lo fate tutto dalla stessa parte viene una sorta di capelli alla Maria Antonietta, poi vi viene un unico boccolo e non viene un bel risultato. Insomma, il metodo migliore è girare la ciocca prima in un verso e poi la ciocca successiva in un altro verso. Con questo strumento potete decidere di far girare tutte le ciocche a destra, tutte le ciocche a sinistra, o applicare o schiacciare automatico, che fa girare una volta la ciocca a destra, la ciocca successiva a sinistra. Non so se avete capito. Si accende, qui c'è un display con cui potete regolare tutte le varie impostazioni che vi ho detto prima. C'è anche la funzione vapore, c'è la funzione timer, quindi potete decidere quando si deve spegnere, quando raggiunge la temperatura fa un suono, me l'ha fatto prima, che voi non l'avete sentito perché stavo parlando con voi, e poi ha un meccanismo che impedisce che i capelli rimangano incastrati dentro, cosa che succede con altri tipi di arricciacapelli. Ve lo dico perché già ho provato una volta a inserire una ciocca troppo grossa e questo mi ha fatto ti. E ha rilasciato la ciocca perché era troppo grossa. Con gli altri arricciacapelli dello stesso tipo, se inserite una ciocca troppo grossa c'è la possibilità che rimanga incastrata dentro. Con questo invece no, sia perché il sensore ti indica che la ciocca è troppo grossa, sia perché proprio basta rilasciare
e le choc non rimangono incastrate dentro. È fantastico da questo punto di vista. Adesso vi faccio vedere come funziona e lo proviamo insieme. Okay. Prendo una sciocca. Questo deve essere verso il viso. La inserisco, chiudo. Ecco, vedete? Automaticamente ha preso tutto. Io non ho fatto niente, anche se tocco qui, non è che mi brucio. Questo suona. Ok, questo vuol dire che lo devo rilasciare. Ta-da! Potete decidere di settare a 12 secondi, 10 secondi o 8 secondi. Metto qua, vado. Questo perché se settate a 12 secondi il riccio sarà più definito. Se settate a 10 secondi sarà un po' più morbido, a 8 secondi sarà proprio... vedete? Morbidissimo, quindi più naturale, una cosina più naturale. Poi è bello perché questo lo potete appoggiare dove volete, che è solo tiepido, quindi è bello anche per questo motivo. Vedete? Vedete? Mi ha detto che ho preso troppo. Mi ha detto che ho preso dei capelli troppo grossi, una ciocca troppo grossa, quindi. Proprio in diretta il tutto. Perché qua non ho nemmeno lo specchio e sto facendo il tutto guardando lì. Vedi? Ciocca troppo grossa. Proprio per dirvi com'è veloce, com'è sicuro, come c'è il rischio. Il rischio di bruciarsi è molto basso e poi per chi non sa usare i ferri, e vi assicuro che c'è chi non è in grado di usarli perché ha poca manualità, non è esperto, eccetera. Questo fa tutto lui, vedete? Ta-da! Questo era, ho messo 8 secondi, quindi dovrebbe essere più morbido, vedete, rispetto agli altri. Adesso faccio tutta la testa e basta. Rieccomi ragazze, allora sono uscita nel frattempo perché ero in ritardissimo, però riprendiamo il video. Siccome a me non piace l'effetto, almeno mi piace, però in questa occasione non voglio un effetto proprio boccolo piccolino, faccio così, vado, si vede? A testa in giù e inizio a scuotere un po' tutti i capelli, così mi dà un bel volume. E poi anche con un po' di lacca che ho già messo, vado a sistemarli un po'. A me piace questo effetto più spettinato. Poi ovviamente se a voi piace l'effetto proprio classico, boccolo, potete tenere quello che esce, che avete visto fino a poco fa. Adesso io un po' li ho fatti, un po' non li ho fatti, perché sennò ci metto 30 ore. Però questo diciamo che è l'effetto finale. Adesso vi dirò alla fine del video quali sono i pro e i contro secondo me di questo prodotto e se mi è piaciuto o meno. Allora andiamo alle considerazioni finali e ai pro e contro del Moonstone Irresistible Minimo. Per quanto riguarda i pro, mi piace molto il fatto che anche se si tocca qui, anche se in realtà non c'è bisogno di toccare, non ci si brucia, nel senso è caldo ma non da bruciarsi. In ogni caso, per fare il boccolo e il riccio non c'è bisogno di toccare qui, non c'è bisogno di toccare la parte calda che è dentro, ma basta chiudere e questo fa tutto da solo. Quindi secondo me uno dei vantaggi di questo ferro, di questo arricciacapelli, è che fa tutto da solo, fa tutto lui. Quindi anche le ragazze più imbranate, diciamo così, che non hanno proprio nessuna manualità con i ferri, con questo riescono ad ottenere un bel boccolo. Poi mi è piaciuto molto il fatto che rispetto a tanti altri ferri ha il meccanismo come si dice, inceppamento, diciamo così, è il meccanismo anti-inceppamento, ovvero se prendete una sciocca troppo grossa e c'è il rischio che rimanga attaccata qui dentro, lui ve lo comunica subito e rilascia la sciocca. E voi in ogni caso, ogni volta che voi avete dentro il ferro,
basta aprire, fare così e la sciocca si rilascia automaticamente, quindi non c'è alcun rischio di far rimanere i capelli bloccati qua dentro e bruciarli, come invece c'è con molti altri ferri. Poi mi piace il fatto che si può decidere se far ruotare il boccolo verso destra, verso sinistra, o impostare su automatico e quindi far ruotare una volta il boccolo verso destra, una volta verso sinistra. Mi piace molto anche il fatto che si possa regolare diciamo l'intensità del boccolo. Io alla fine ho fatto questi boccoli che non sono boccoli ma sono, come vedete, dei capelli mossi. Poi un'altra cosa che non vi ho detto, mi piace molto la tecnologia in ceramica, anche questo come gli altri ferri è fatto apposta per rendere il boccolo bello lucido, bello luminoso e rovinarlo il meno possibile. Quindi, per quanto riguarda gli svantaggi, allora innanzitutto se avete tantissimi capelli come me dovete avere molta pazienza. È vero che con tutti i ferri bisogna avere molta pazienza, però questo richiede che la sciocca sia molto piccola, quindi se siete di fretta non è proprio il caso di farlo. Poi un altro, il secondo limite, e secondo me anche l'ultimo diciamo, è che è facilissimo da usare, sì, perché basta mettere i capelli, chiudere, fa tutto da solo, perché lui prende il riccio, lo arriccia, voi rilasciate, vi dice quando rilasciarlo, voi rilasciate, fate così e va via. È vero, però è anche vero che è un pochino pesante, quindi dopo un po' che lo tenete sentite un po' il peso. E poi, come tutti i ferri di questa linea, ha la spina, questa qui che è americana, che io lo metto tra gli svantaggi, però in realtà io ho questa presa, come vedete, questa spina, molti prese, molti spine, un adattatore, e la uso per tutti i ferri di questa marca, perché non essendo italiano ha questo problema della spina, ma si risolve subito con questo, comprando un adattatore che trovate un po' dappertutto, da Amazon, da MediaWorld. Io questo, se non sbaglio, l'avevo comprato da... no, forse da... l'avevo comprato da Amazon, però l'avevo trovato anche su MediaWorld, l'avevo visto. E niente, questo è il mio parere su questo prodotto. Vi ricordo che avete uno sconto che vi inserisco qui, del 20% se non sbaglio. Vi lascio nell'info box il link agli altri video che ho fatto sempre sugli arricciacapelli della linea Irresistible Me. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, aspetto i vostri commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao!